Cari amici, sono qui per presentarvi il mio nuovo libro fotografico dedicato alla mia città, a Ferrara, il terzo libro che dedico alla mia città natale. Questo libro, piuttosto originale, forse ancora più dei precedenti, prende il titolo di Ferrara nell'occhio del gigante. Un attimo che vado a prendere una copia. Ecco, questa è una copia del libro Nell'occhio del gigante. Come potete vedere, è una copia, diciamo, di dimensioni gigantesche, appunto, perché magari voi vi domanderete: chissà dove è stata stampata, qual è l'editore che l'ha stampata? Forse la casa editrice Gulliver, magari, e invece non è vero. La casa editrice è Este Edition di Ferrara, come potrete leggere anche nel logo in fondo alla copertina. Vi mostro anche il retro, che è piuttosto curioso, anche se con fatica, perché è molto pesante, è un bel tomo, diciamo. Ecco, come potete vedere, questo gigante, in realtà, chi ha fatto le immagini potrei sembrare io, in effetti nella fotografia sono io, ma chi ha scattato materialmente le immagini è un piccolo drone che ora vado a mostrarvi. Un attimo che appoggio il libro in terra. Cari amici, questo è quello strumento che io ho utilizzato per poter scattare queste immagini che, appunto, riprese da un punto di vista completamente diverso da quello usuale, da quello solito. Perché questa volta le immagini sono state riprese dalla terza dimensione, dall'altezza che solitamente per noi è piuttosto difficile, a meno che non ci troviamo su un aeroplano da turismo oppure su un deltaplano. Ma solitamente, diciamo, il passante comune, il turista comune, vede la città come la vediamo tutti, attraversando le strade, con la bicicletta, in auto, in autobus, ma dall'alto difficilmente questo si può vedere. Quindi con questo, diciamo, ritrovato delle nuove tecnologie per il volo, io ho avuto la possibilità di mettere insieme questo libro, questo volume, di immagini completamente insolite per la città. Questo apparecchio, al quale poi ho applicato una piccola fotocamera, videofotocamera, l'ho mandato in volo, comandandolo a distanza da terra, con una trasmittente, e l'ho orientato sui soggetti che mi interessava fotografare. Quindi alla fine ho visto che le immagini erano molto suggestive, molto particolari e uniche nel loro genere. E ho pensato quindi di raccoglierle in questo volume che verrà presentato il giorno 11 dicembre, mercoledì 11 dicembre, presso la libreria Feltrinelli
città in via Garibaldi a Ferrara alle ore 17:30. Quindi se qualcuno di voi non ha nulla da fare, ha un attimo di tempo libero, se vuole passare a salutarmi, a trovarmi e ad ascoltare magari l'intervista che mi farà il critico letterario Emilio Diedo, io lo aspetto ed è ben accetto, quindi spero di vedervi numerosi a quella data. Il libro intanto uscirà nelle librerie della città e nei bookshop in internet già dalla seconda settimana di dicembre. Ciao a tutti.